L'intercultura ed il ruolo dei maestri nell'educazione. Nell'ex asilo Filangieri, oggi e domani, si tiene un importante appuntamento nazionale sul tema, organizzato dall'assessorato alla scuola e istruzione del Comune di Napoli. L'immigrazione sta diventando elemento stabile del tessuto sociale anche nell'ambiente scolastico, che si trova pertanto a tessere intrecci profondi con il tema dell'intercultura e della costruzione di comunità educanti e solidali. Nella prima giornata, in collaborazione con la Rete Italiana dei Centri Interculturali, ci si è confrontati sul tema abitare le differenze, fare intercultura fra fragilità, distanze e risorse del territorio, mentre nella seconda, organizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con Save the Children, tutta l'attenzione sarà per la figura dei maestri, che sono attesi non solo dall'Italia ma anche da molte altre nazioni e che con il loro lavoro per favorire l'incontro tra la scuola e la società con i bambini di cittadinanza non italiana rappresentano esperienze e professionalità che in questi anni di dissesto culturale hanno costruito spazi di accoglienza, di incontro e di positivo e sano meticciato culturale.